ma cerchiamo di conoscere come avviene con Incontro con il personaggio oggi in nostra compagnia. Claudio Lippi è, lo dicevamo, un personaggio a tutto tondo, inizia nei primissimi anni 60. La canzone e il suo esordio. Sì, la vera passione, poi lo voglio confessare, ne approfitto in questa occasione, rimane per me il canto, l'interpretazione. Non ho il talento, non ho la fortuna di scrivere qualche testo, ma fatto proprio a livello amatoriale, non pubblicato. E quindi l'interpretazione, che fino agli anni metà 70, tra 70 e 80, era possibile, perché poi credo ci sia stato l'apprezzatissimo fenomeno del cantautorato, quindi cantautori che si scrivevano le cose e che quindi erano diventati più interessanti per il mondo dell'editoria, della discografia. Venendo a mancare quegli autori che scrivevano per gli interpreti, mi è venuta a mancare poi la possibilità di una scelta di un repertorio, quindi ho preferito cercare altre strade, ma il canto rimane. Infatti tutte le volte che ho l'occasione ci butto dentro qualche cosa di canto, soprattutto dedicato a quello che ritengo forse uno dei più grandi cantautori italiani, che ha portato l'Italia e i suoi umori nel mondo, che è Domenico Modugno. Ecco, voglio sottolineare che la passione per il canto diventa l'apripista professionale di Claudio Lippi, fonda i Crociati, che è la prima band ufficiale attraverso la quale si esprimerà nel mondo del canto, inciderà anche una prima etichetta discografica, per cui abbraccerà un decennio abbondante legato al mondo della musica. Poi inizia il mondo attoriale e il mondo televisivo. Tanti personaggi che hanno gravitato attorno a Claudio Lippi, Pippo Baudo, Mike Bongiorno, fino poi a lasciare la Rai, ad approdare a fine anni 70 nella grande famiglia del Biscione. Qui come ricorda l'esperienza e il debutto nella prima emittente privata nazionale? Ma devo dire che obiettivamente allora bisogna stare, credo, molto attenti ad essere oggettivamente fotografi del momento e del periodo. Era quello, gli anni, i primi anni 80, quello in cui avevamo vissuto di monopolio, cioè solo la Rai, che per molti anni ha avuto solo il primo canale, poi il secondo e poi il terzo. Il fatto che poi siano nate in quel periodo molte televisioni cosiddette commerciali private aveva dato un senso di maggiore democrazia, termine di cui magari oggi si abusa, ma che è sostanzialmente vero. L'arrivo del Biscione, quindi l'operazione fatta da Berlusconi, imprenditore allora, credo che sia degna davvero di essere storicamente considerata come un cambio epocale nel nostro paese. Allora creò anche una sorta di concorrenza qualitativa, perché la Rai si trovava per la prima volta un competitor di grandissimo spessore, e quindi ci fu una crescita, credo, anche nella scelta qualitativa dei programmi, che poi credo di poterlo affermare è andata un po' perdendosi nel corso degli anni, e negli ultimi c'è secondo me un grosso regresso per quanto riguarda qualità in termini assoluti. E lo ricordo quindi come una grandissima esperienza, perché ognuno di noi, in effetti obiettivamente, il signor Cavaliere Berlusconi non aveva inventato una nuova televisione, aveva semmai inventato un linguaggio che metteva in condizioni di essere, come dire, alternativo a quello che aveva fino allora vissuto in monopolio, ma con gli stessi personaggi che sostanzialmente avevano fatto la Rai. Cioè, chiunque di noi aveva avuto come unica esperienza Mamma Rai. Per cui credo che la sua furbizia sia stata questa. Per alcuni ha funzionato. Parliamo del mezzogiorno degli italiani, arriviamo ai primissimi anni 80, tutti in famiglia nel daytime televisivo, diventa il pre-mezzogiorno degli italiani, ore 11.30, inizia la trasmissione che accompagnerà fino alle 13.30 il pubblico italiano. Tutti in famiglia, seguirà poi bis, il pranzo è servito. Come ricorda quel periodo in compagnia di mostri sacri quali Mike Bongiorno e Corrado? Ovviamente, prima di tutto perché è un ricordo, e il ricordo corrisponde al passato, corrisponde quindi a qualcosa che
che ahimè non torna più, ma che per fortuna lascia i segni proprio con il ricordo. Devo dire, lì fu un'avventura per la quale riconosco i meriti di Fatma Ruffini, che era allora la responsabile di tutto l'intrattenimento dell'allora Fininvest, e il coraggio di Berlusconi, che ovviamente andava a prendere un orario che non era mai stato utilizzato per l'intrattenimento, per i giochi, cosa che poi fu ripresa dalla Carrà proprio con i fagioli famosi e così via. E devo dire che è stata, cioè, se devo essere sincero, una punta d'orgoglio, perché aver aperto dei solchi, poi non è che mi autocelebro, però lo stesso Mike non aveva mai fatto un mezzogiorno, e Bis fu antesignano poi della Ruota della Fortuna e di altri. È stato un bel momento che secondo me sarebbe il caso quasi di far tornare. Beh, sicuramente c'è pubblico pronto a sposare un'eventuale sottoscrizione, se vogliamo, perché si torna ai fasti degli anni Ottanta. Claudio Lippi, all'atere della sua professione, ha aggiunto il mondo del cinema. È stato doppiatore, Barba Papà, è stata grande esperienza per diciamo, quella che era la televisione per l'infanzia, e poi le grandi e tante domeniche in compagnia di Maurizio Costanzo, un passaggio alla Prova del Cuoco. Insomma, c'è stato un mondo in cui casalinghe, giovanissimi, pensionati, si sono stretti attorno a un beniamino della televisione. E io per questo vorrei sempre, ogni volta, vorrei non ricordare, celebrare come se fosse ancora fra noi quello al quale mi sono maggiormente ispirato, o meglio, quello che mi ha dato la possibilità di capire quali fossero le mie prerogative e il mio tipo di rapporto con il pubblico, e che è Corrado, che ancora per me è una figura che manca tantissimo alla nostra televisione, ma anche a quella di Mike, ma anche quella di Tortora, che fu un geniale e straordinario personaggio, interprete anche delle volontà popolari, ma senza scendere nella banalità. Ma Corrado per me è stato davvero un faro che mi ha, ancora oggi lo vedo, me lo sogno una notte, perché mi ricordo il primo giorno in cui registrammo la prima puntata in cui mi passava il testimone. Abbiamo dovuto farla 3 volte quell'inizio, mi fa piacere ricordarlo perché poi non è stato mai trasmesso, perché io ero rimasto inebetito, come ipnotizzato, non mi usciva, lui mi accolse in mezzo al pubblico del pranzo e servito dicendo ecco Claudio che mi sostituisce, e che mi dici? Un cretino, sono rimasto un bambolato a guardarmelo, perché dentro mi sono detto, io quest'uomo lo seguo da quando ero bambino e oggi sto per sostituirlo. Ancora oggi mi sembra forse un sogno che ho vissuto e che voglio ricordare con immenso affetto, e so che è ancora tra i più ricordati della nostra televisione da parte del pubblico. E c'è un'intera Italia che si stringe nel ricordo di grandi personaggi che hanno raccontato questo cinquantennio di televisione. Siamo alle battute conclusive, purtroppo i tempi televisivi che lei conosce benissimo, sono prossimi alla presentazione i palinsesti per la nuova stagione. Quando e dove vedremo Claudio Lippi? Temo di non poter dare notizie magari attese, ma è un palinsesto che non prevede la mia presenza, perché sono o programmi che sono già stati, come dire, decisi da palinsesti precedenti, quindi adesso c'è una nuova situazione direzionale, nuovi direttori, ma non hanno forse ancora fatto in tempo a stabilire nuove linee editoriali. Per cui mi riservo eventualmente, per quanto riguarda lo studio di alcune proposte, di alcuni progetti, per il gennaio, quindi per il 2017. Per il momento continuerò ad andare io porta a porta da tutti gli amici che mi stanno seguendo da anni. Amici Itinerari, seguitelo, perché davvero è uno dei programmi che ritengo più corretti nell'informazione e che ci fa dire cose che magari altre volte non avremmo detto. Grazie. Felice di stare lassù con voi.
bravi. Mi fate una